Dalle affascinanti piante carnivore alle splendide peoni, dalle rose regine indiscusse dei giardini al curioso caviale di limone, Villa Severi è tornata a fiorire con l'Arezzo Flower Show, l'appuntamento annuale che ospita i migliori produttori e collezionisti nazionali di piante rare ed inconsuete. Sono chiamate le azalee del diavolo per dare proprio un nome. Noi nella zona di Borgo Ammozzano e della Lucchesia abbiamo il ponte del diavolo e quindi è stato preso quello come simbolo proprio per il nome. Sono le caratteristiche? Sono più resistenti, crescono più veloci, resistono più al calcare e resistono un po' di più al sole. Il numero degli espositori, siamo intorno a una 40-45 espositori, diciamo non abbiamo aumentato il numero degli espositori ma abbiamo aumentato il numero delle varietà esposte, quindi abbiamo incrementato quella che è l'offerta di piante rare. E questo è un ibrido, è un incrocio, per cui è molto profumato come limone. Il frutto viene dal Queensland, dalla foresta australiana. Da noi è stato importato tipo 6-7 anni fa, l'aborigine si hanno sempre cibato, a noi è sconosciuto questo frutto fino a pochi anni fa. È una manifestazione che raccoglie un po' le eccellenze italiane. Voi sapete che dalla Toscana viene tanto, ma noi in realtà cerchiamo di dare visibilità al distretto florovivaistico toscano, ma di portare un po' tutto ciò che è inconsueto viene da tutto il territorio nazionale. Sono degli ibridi moderni, estremamente rifiorenti, profumate e che assomigliano, come potete vedere, al fiore delle peonie. Diciamo che da aprile fino a che non arriva il freddo più intenso, questo tipo di rosa ci dà colore e gioia e profumo. La kermesse, come ogni anno, è arricchita anche di attività collaterali. È una manifestazione anche molto curiosa perché vengono fatti corsi, vengono date informazioni particolari su argomenti che non tutti noi conosciamo, e quindi ben vengano iniziative di questo tipo e contiamo negli anni a venire che diventi sempre più grande, pian piano magari prenderà tutto il parco perché si sta allargando.